quello che veramente è il motore di tutto, io credo che non è mai l'aspetto economico, ma è la passione che hai. Poi l'economia, la riuscita di un progetto, di un'impresa, ti arriva di conseguenza. Io sono felice di quello che ho messo su, per questo mi vengono in mente tanti progetti, soprattutto nell'ambito agricolo, perché è quello che mi piace di più, vedi dal grano, vedi da trasformare i frutti dell'azienda, vedi da piantare una vigna in montagna dove non si piantava da un sacco di tempo, cioè tante cose che mi mettono in moto, progetti derivano semplicemente da una voglia di fare, da una passione. E poi anche dell'amore di questa terra in particolare, perché poi... Perché? In particolare di questa? Ma perché poi ho imparato a conoscerla col tempo. In realtà quando ho cominciato, anzi quando me ne sono andata, perché io ho studiato a Milano, viticoltura ed enologia, non avevo osservato tantissime cose di questo luogo. Uguale, è stata la stessa cosa per cioè, me. Ma tantissime cose non le vedevo. Cioè, Vittoria si affaccia sui Monti Blei. È proprio ai piedi dei Monti Blei, quindi tu Vittoria, se da Vittoria vedi sia i Monti Blei che dai Monti Blei vedi la piana di okay. Vittoria. Ed è quasi il contatto diretto, cioè ti sembra di toccarli i Monti Blei. Io non li avevo notati. Quando sono andata a Milano, che invece finito l'entusiasmo, cioè che invece all'inizio sono partita per entusiasmo, poi finito l'entusiasmo del primo anno, inizi a ripercorrere una serie di cose che invece non hai più, quindi magari finisce l'entusiasmo dei primi la aperitivi, città, certo, la città, i navigli, la triennale, finite tutte quelle cose, poi inizia altre riflessioni e sono nate proprio quelle dei Monti Blei, di capire, dei percorsi con i miei genitori, della domenica che andavamo lì, e veramente di iniziare a ripercorrerli tutti dopo. Tutti dopo, e lì ti rendi conto che in realtà poi diventano essenziali. E il passaggio successivo è quello di tornare. Ma tornare non avendo nulla, però effettivamente volendo tornare, perché poi dici, ma guarda, cioè avendo una testa, avendo però un tesoro che è questo qua che abbiamo qua, no? Sì. E quindi poi il mio percorso è stato questo, io ho fatto viticoltura e enologia, poi mi è venuta questa mancanza della Sicilia, ho detto io. Potrei andare a fare esperienze da altre parti, potrei farmi, cioè quando si fa viticoltura e enologia hai questi miti che sono l'Australia e la Nuova Zelanda, certo. Perché intanto sono vendemmie in un altro momento dell'anno, no? Quindi le vendemmie sono a febbraio, marzo, eccetera. Quindi tutti vogliamo sempre andare a fare queste esperienze. Tu non l'hai fatto? Io non l'ho fatto perché poi effettivamente è stato troppo forte il desiderio di tornare, quindi io mi sono mangiato un po' di esperienze. Mangiate nel senso che non le ho fatte, no? Mangiate... Hai avuto fretta diciamo di cominciare. Ho avuto fretta di tornare cosa. E effettivamente ho messo di lato tante opportunità se vogliamo, però una cosa che ho capito adesso che faccio viticoltura da qualche anno è che quando cominci un'esperienza agricola o comunque una vendemmia soprattutto a fare vino in un luogo è sempre la vendemmia numero zero. Ed è sempre, e tu sei comunque all'anno zero, perché è vero che magari hai potuto apprendere a usare le pompe in cantina in Nuova Zelanda, i tecnicismi, la parte tecnica, è vero che ti hanno insegnato che cos'è magari non so, la parte calcarea o le terre rosse della Borgogna, è vero che ti hanno insegnato tante cose, magari ci hai fatto anche un'esperienza di vendemmia, ma non sai niente sempre del tuo luogo, è sempre da zero parti, soprattutto quando nell'agricoltura l'aspetto paesaggistico per me del territorio, di quello che chiamano terroir, ma che non è altro che l'aspetto poi del suolo, del clima, delle tradizioni e delle varietà autoctone si mettono insieme, quell'aspetto è lì, solamente con l'esperienza te lo puoi conoscere. Puoi aver fatto veramente esperienze dappertutto. Può essere un po' più veloce, ecco, invece di imparare le cose in un lo impari più, ma sempre dalla vendemmia numero zero stai partendo e della tua esperienza del territorio sempre dall'anno zero. E per arrivare a fare determinate cose in agricoltura secondo me ci vogliono un pochettino di anni. Perché le devi assimilare, le devi digerire, ti servono tanti errori per capire. Non è solo in agricoltura, è in tutte tutti i settori sicuramente. Quindi poi queste cose mi hanno riportato qui, io nel 2004 poi ho preso un ettaro in affitto e ho cominciato facendo frappato nell'Otavola, quindi
le uve autoctone di questo territorio, che comunque non erano in una fase di espansione. Diciamo, Vittoria adesso sta leggermente crescendo piano piano, diciamo, il consorzio, i produttori, ogni anno forse c'è un produttore in più che nasce. Ci sono zone viticole magari d'Italia, ma della nostra stessa Sicilia. Però quando sei arrivata non era proprio una situazione florida. No, no, anzi, eravamo in una fase... spacello totale. Sì. Diciamo, c'erano qualche azienda, però io ho cominciato a credere molto a quest'uva, che è il frappato, che solitamente unita al Nero d'Avola ha fatto il nostro Gerasolo di Vittoria, che è la nostra denominazione di origine. Però effettivamente sul frappato in purezza non ci aveva mai nessuno creduto, a parte un'azienda che lo faceva effettivamente. E poi io ho iniziato a lavorare su una vigna vecchia che aveva allora circa 40 anni, e poi da lì ho iniziato a fare delle piccole nuove vigne, tutta selezione massale, e da lì è iniziata questa viticoltura, insomma. Ti va di farmi fare un giro? Io vivo qua, sì. Io ho iniziato a fare vino in un'altra contrada, che è Contrada Fossa di Lupo, che è a 1 chilometro da qua, sempre sull'SP68, che poi è la strada provinciale 68, nonché anche un'etichetta. Poi, il suo vino preferito. Il tuo vino preferito. Una delle cose che ho fatto negli ultimi anni è stato quello di recuperare delle vigne già esistenti in altre contrade storiche del Cerasolo di Vittoria, da Contrada Bastonaca, Pettineo, Santa Teresa, sono tutti nomi di contrade, diciamo, storiche di questa zona. Nel 2010-2011... Perché qui mi sembra che hai stabilito proprio la qua sede. Ho stabilito, però diciamo l'azienda ha vigneti in 8 contrade adesso, perché okay. Una parte ho cercato di recuperare delle vigne vecchie, altre ho preso, e sono tutti appezzamenti o di mezzo ettaro o di 2 ettari che ho cercato di mettere insieme, che poi all'inizio ho preso in affitto, poi sono riuscita a comprare. La protezione della vigna si può fare con poco, per cui per me qua l'agricoltura sostenibile in genere puoi scegliere di fare biodinamica, biologico, agricoltura naturale, però è doveroso secondo me in Sicilia, perché abbiamo la possibilità. Questo, come vedete, è un impianto nuovo. Io faccio sempre impianti con selezione massale, quindi non pianto mai la barbatella già innestata al vivaio, ma cerco di mantenere quella che è tradizionalmente quel metodo che si usava un tempo, quindi si metteva la barbatella a una certa profondità sottoterra. Ve lo faccio vedere. Ora gli stiamo dando un'acqua di soccorso, perché effettivamente questi giorni sta facendo caldo, stanno crescendo benissimo, però almeno un'acqua di soccorso gliela voglio dare per cercare di non piantarle in questo momento, piantarle, di fermarle, no? Quindi questa è la barbatella che adesso, poi ad agosto, mano a mano che continuerà a crescere, quanto un dito, diciamo, verrà innestata. Quindi non viene più innestata in vivaio, ma viene innestata qua in campo. E mi dà la possibilità di prendermi le gemme delle vecchie varietà, quindi non selezionate clonalmente, ma faccio una selezione massale dalle piante per me più interessanti e poi applichiamo la gemma qui. Questo mi permette di mantenere tanti biotipi, di mantenere una certa biodiversità nel vigneto, perché c'è una resistenza diversa, perché è ovvio che tanti individui sono più forti di un individuo ripetuto diverse, il problema è proprio diverse volte. In un contesto dove sicuramente cerco di mantenere questa biodiversità a tutti i costi, tant'è che Bomboliere mi piace particolarmente perché comunque ha tante punti di macchia mediterranea, dove poi svernano tanti insetti utili. È fondamentale. Io cerco di fare un'agricoltura che si completi con se stessa, no? Mai in, come dire, riparatrice, ma deve essere sempre una viticoltura che magari deve cercare di anticipare le problematiche, quindi io credo che poi creando dei sistemi che funzionano bene, grossi problemi non ci sono quasi mai. In queste, parlo sempre ovviamente di queste latitudini, perché certo, ovviamente io ho un'esperienza sulla viticoltura mediterranea. Questa è la parte dove lavoriamo l'uva in vendemmia. Tutto viene raccolto in cassette piccoline a partire dalla fine di settembre. Quindi io principalmente lavoro solo uve autoctone, quindi albanello e moscato come uve bianche, che sono delle uve autoctone di questa
zona, il moscato Alessandria, il moscatello ci sono da sempre in tutta la Sicilia. L'albanello è un'uva di questa zona, provincia di Ragusa e Siracusa, mentre Frappato è proprio di Vittoria, il Nero d'Avola è del sud-est della Sicilia. Okay. Quindi lavoro uve autoctone e da questi continuo a fare il gioco. Okay. Queste sono tutte vasche di cemento. Il cemento era stato utilizzato molto fino agli anni 70, poi sono state scoperte le vasche d'acciaio e quindi la vinificazione è stata tutta trasformata in acciaio. Io ho ripreso il cemento, non è un cemento resinato, non ha vetroresina, resina epossidica, ma è tutto faccia vista. E mi interessa molto per la fermentazione perché comunque il vino respira. Io faccio vini naturali, quindi comunque sono vini che sono in continua evoluzione. È in continua trasformazione, se vogliamo, perché è un prodotto vivo. Non faccio vini che devo bloccare nelle sue necessità, ma io devo fare libero di trasformarsi. Quindi in questa trasformazione, se li chiudo in degli ambienti asettici, il vino si riduce molto, per cui ha bisogno di materiali porosi il vino. Può essere il legno, può essere il cemento, può essere l'anfora, però in linea di massima l'importante è che sia poroso. Deve essere un materiale poroso. E sul cemento io mi trovo molto bene. Tutte le fermentazioni sono spontanee, quindi non vengono aggiunti prodotti additivi, alcuni prodotti per aiutare o sistemare o modificare, perché credo molto nel lavoro che facciamo in vigneto, quindi non mi va di modificare le caratteristiche né sensoriali né chimico-fisiche delle uve che ho. Il tuo vino preferito, tuo? Ma io... Quello che quando te lo bevi dici, vedi, qua ci sono riuscita, sono stata brava. Della mia profilo? Sì, particolarmente brava. Avanti, guarda, Arianna è stata brava in questo... Ma allora, sicuramente in ordine posso mettere il Frappato perché... Primo posto? Ma forse devo mettere il primo posto, okay. È una questione anche di mio percorso. Mm-hmm. Però con gli anni io mi sono affezionata poi a tanti altri vini e ultimamente ad esempio il Siccagno con il Nero d'Avola, che all'inizio sembrava sempre un vino bistrattato, ma non perché il Siccagno, perché il Nero d'Avola in generale ormai quasi sembra che non lo voleva più nessuno, no? Ho iniziato a conoscerlo e a innamorarmene pure, soprattutto il Calcare di Vittoria viene molto molto bene. È un'altra vigna alla quale sono molto affezionata, l'SP68. Cioè l'SP è stato quello che mi ha messo insieme una passione alla viticoltura, fare un po' più di bottiglie su un'etichetta ma riuscire a farle bene e riuscire a sentirmi un po' più azienda e meno magari... E meno dedicare le attenzioni solo a un vino che può essere Frappato, che magari è vero che puoi fare bene, però cerca di fare bene anche un vino che fai qualche bottiglia in più, no? E l'SP devo dire che mi ha dato anche possibilità di fare questa azienda e tante altre cose che poi sono venute.